tra gli ospiti d'eccezione. Oggi abbiamo il senatore Mario Morgoni, che è venuto qui al Palaprincipi di Porto Potenza a vedere il campionato giovanile di basket della città in cui vive e in cui è stato anche sindaco per 10 anni. E proprio al senatore Morgoni chiediamo l'importanza dello sport soprattutto a livello giovanile. Ma intanto fa sempre piacere tornare, diciamo, ad avvicinarsi allo sport, assistere a manifestazioni come quella di oggi, in particolare quando sono i giovani protagonisti di un impegno agonistico nel mondo sportivo, da cui sicuramente dobbiamo trarre anche ispirazione e motivo di fiducia e di speranza per il futuro, perché nello sport c'è l'impegno personale, c'è la capacità di relazionarsi con gli altri e di costruire obiettivi comuni. Quindi lo sport inteso come migliore espressione della persona e come capacità di costruire in un collettivo anche risultati importanti. Quindi credo che ancor più per un giovane sia una grande scuola di vita quando lo sport venga praticato in un ambiente come accade qui nella nostra realtà a Porto Potenza, in un ambiente sorvegliato, anche controllato, partecipato, dove ci sono società, dove tanta gente spendono il loro tempo da volontari per costruire dei percorsi che io penso si possano definire virtuosi. Quindi direi un bel quadro, dobbiamo continuare tutti, le istituzioni in primo luogo, a sostenere, a stimolare l'impegno di quanti credono nello sport come strumento di vita e non solo come possibilità di affermazione personale. Ecco, hai accennato già lei, senatore, l'importanza dell'impegno delle istituzioni. Purtroppo l'Italia è un po' la Cenerentola in Europa in questo senso e come ad esempio in altre nazioni c'è un impegno più forte anche a livello scolastico nello sport. In Italia un po' manca. Cosa si potrebbe aggiungere a questa vivacità che nel privato ce n'è e ce n'è in abbondanza? Beh, direi indubbiamente siamo stati un po' contaminati da un'idea più di carattere economico e mediatico nell'ambito del mondo sportivo. Dobbiamo liberarci da questa idea e recuperare allo sport tutti i valori di qualità che nello sport si esprimono, da quelli anche che partono da una corretta alimentazione ad esempio, da quelli che partono da un'attenzione al proprio corpo e alle esigenze, diciamo, della crescita della propria persona e a un'acquisizione di regole e una capacità di esprimere il valore di sé insieme al valore degli altri e relazionarsi con gli altri. Quindi certamente questo è un compito che sia nelle scuole va esercitato in modo più pieno e che le istituzioni debbono cercare di promuovere ai loro livelli, dal comune alle province, alle regioni, anche attribuendo le risorse molto limitate che sono disponibili in un momento di difficoltà come questo, però riservando le risorse alle esperienze migliori che valorizzano questi aspetti non di tipo appunto propagandistico, mediatico o di facile presa sulle persone, ma guardino un po' più in profondità ai valori veri che lo sport può esprimere e a ciò che può migliorare la vita delle persone. In questo senso si può fare molto e spero che tutti facciano la loro parte. Grazie, senatore.